Buongiorno a tutti voi amici, oggi vi proporrò una ricettina perfetta per Natale, è davvero semplicissima da realizzare, si tratta dei mandorletti all'arancia, paste di mandorla all'arancia morbidissime ed eleganti. Questi amaretti sono veramente veloci e facili da fare e in pochi minuti avrete dei dessert semplicissimi e gustosi, ottimi anche da regalare a Natale, uno tira l'altro, sono buonissimi, io li adoro e per me è davvero impossibile resistere a questo sapore così inebriante e dalla consistenza tipica che proprio si scioglie in bocca. La ricetta per preparare i mandorletti all'arancia è molto semplice, se vi dovesse piacere proprio questo accostamento, quindi mandorle cotte, zucchero, arancia insieme, vi consiglio di non farveli sfuggire. Ovviamente se proprio non vi dovesse piacere questo gusto potrete realizzarli con altri gusti, tipo al caffè, oppure al cocco, oppure al limone, ma anche senza aroma, sono deliziosi in ogni modo e avete visto la mia espressione del viso? Come al solito vi dice già tutto. All'interno del bimby o comunque di un qualsiasi tritatutto andremo a versare 100 g di zucchero semolato, 250 g di mandorle pelate già tostate e la scorza di un'arancia biologica piccolina tagliata così già a fettine. Io per realizzarle ho utilizzato un pelapatate. Mettiamo il coperchio del bimby con il tappo e faremo andare per 7 secondi a velocità 7/8 in modo tale poi da ritrovarci questa farina e vedete il risultato dovrà essere proprio così. Trasferiamo il tutto all'interno di una ciotola bella capiente alla quale poi uniremo un albume d'uovo. Il tuorlo quindi non ci occorrerà e lo metteremo da una parte e inizieremo a mescolare con una spatolina così al centro come vi sto mostrando in video. In tutto dovremmo aggiungere 3 cucchiai di succo di arancia spremuta e li aggiungeremo piano piano uno alla volta così come sto facendo io, in modo tale da regolarci bene per quanto riguarda la consistenza dell'impasto, che dovrà essere sì morbido, ma ovviamente non liquido e facilmente lavorabile anche con le mani. L'importante però che non sia secco, quindi dovrete trovare il giusto equilibrio, ma con le dosi che vi ho dato non avrete problemi. Ecco, adesso la nostra unità di misura sarà un cucchiaio, quindi prenderemo un po' di impasto con il cucchiaio, lo trasferiremo sul palmo della mano, inizieremo con la punta delle dita a dargli una forma, lo tufferemo poi all'interno della ciotola contenente lo zucchero semolato, lo arrotoliamo ancora un po', gli diamo la forma tonda, proprio di un bocconcino, di una pallina, e dopodiché lo potremo tuffare nell'altra ciotola contenente invece lo zucchero a velo. Continuiamo quindi ad arrotolarlo per dargli proprio la forma simmetrica. Eccolo qua, troppo carino. Adesso lo trasferiamo sopra un foglio di carta da forno sopra la leccarda del forno e proseguiamo così in questo modo fino ad esaurire tutto l'impasto. Quindi ovviamente da prima ci prepareremo vicino le due ciotole con un po' di zucchero semolato e un po' di zucchero a velo e questo mix dei due zuccheri è veramente eccezionale perché poi in cottura dentro il forno si creerà sopra proprio una bella crosticina, una bella e deliziosa crosticina. Ovviamente una volta averli formati tutti, siccome l'impasto è molto morbido, prima di infornarli dovremo sistemarli nuovamente un pochino con la punta delle dita per renderli ancora più sferici e poco poco bombati verso su, in modo tale che poi tengano un pochino di più la forma durante la cottura. Adesso questo è un passaggio opzionale, come sto appunto facendo io, potrete aggiungere sulla superficie dei petali di mandorle, quindi delle mandorle a lamelle già pelate, oppure lasciarli semplici e infornarli così. Inforneremo quindi a 165 gradi per circa 10-15 minuti. Non vi preoccupate se li toglierete dal forno ancora morbidi, dovranno essere proprio così. Quindi attenzione a non cuocerli troppo perché è pena la perdita della loro morbidezza. Guardate che belli, così carini tutti in fila ed eccoli prontissimi, sono eccezionali. Visto che a casa piace molto il cacao,
ho pensato oltretutto che potesse essere un'idea in più per presentarli come regalo di Natale anche per i vostri bimbi, quindi con una bella spolverata di cacao sopra. Secondo me gli dà quel qualcosa in più, li arricchisce e li rende ancora più golosi. Ma sono super morbidi e profumati e si sciolgono in bocca, è veramente un gusto irresistibile. Ma guardate l'interno che cos'è, è veramente un qualcosa di eccezionale, paradisiaco. Provateli perché ne vale davvero la pena. Spero tanto che questa ricetta semplice semplice vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!